Bella a tutti ragazzi, ed eccoci qua in un nuovo video e oggi saremo in un altro video che parleremo dei colori degli anime. Ritornando alla rubrica che avevamo iniziato ed era andata discretamente, diciamo, era andata Alcuni abbastanza bene, bene. alcuni no. E Però. quindi abbiamo detto, perché no, riproponiamola, dato che in serbo avevamo ancora un paio di elenchi di colori, che sarebbero due, il bianco e il nero. E oggi andremo a fare appunto il colore nero. Piccola avvertenza, i personaggi non sono messi in base alla loro importanza, ma totalmente a caso. Primo posto abbiamo Barba Nera, che potrebbe essere uno dei più rappresentativi appunto di questo colore. Oltre al nome appunto Nera, è come appunto il nome ha la barba nera, ma è anche vestito di nero. E quindi è uno dei più rappresentativi in questa categoria. Poi abbiamo al secondo posto Ryuk, lo Shinigami che sta sempre insieme a Light Yagami nell'opera Death Note. Come potete vedere alle mie spalle è praticamente tutto nero, dai vestiti all'abbigliamento, alle varie caratteristiche e accessori che ha indosso. Al terzo posto troviamo Black Goku, che anche questo, oltre al nome, appunto Black Nero, ha i capelli neri e poi tutto il corpo nero. E comunque la saga dove troviamo Black Goku è anche una saga molto oscura e quindi noi l'abbiamo messa in questa classifica. Al quarto posto di questa classifica, sempre proveniente da Dragon Ball, abbiamo Ub, che è praticamente un ragazzino che sarebbe la reincarnazione di Majin Buu cattivo, voluta da Goku, che ritroviamo alla fine di Dragon Ball Z, proprio negli ultimi episodi. E vediamo questo ragazzino che probabilmente diventerà un avversario formidabile di Goku, in senso buono, ed è nero, anche di carnagione, abbastanza scuro, oltre ad avere anche i capelli neri. Al quinto posto abbiamo Ellie, che ha i capelli neri, appunto, però è anche molto dark, infatti è rappresentato sempre molto scuro. Piccola parentesi, volendo, potremmo prendere anche Ellie di Death Note del film, che farà schifo, però Ellie è nero, quindi diciamo che gli dà un punto in più. Al sesto posto di questa classifica troviamo una classificazione di vari personaggi, diciamo una razza proveniente da Dragon Ball e sono per l'appunto i Saiyan, che sappiamo che dalla nascita nascono i Saiyan puri, quindi con madre e padre Saiyan, nascono con i capelli neri e quindi tutti i Saiyan che erano nel pianeta Vegeta avevano tutti i capelli neri. E infatti, come possiamo vedere, Gohan ha pure i capelli neri, però a differenza dei Saiyan normali può avere varie capigliature, mentre i Saiyan puri devono avere solo la capigliatura con cui sono nati. E poi possiamo avere per esempio una differenziazione, come per esempio in Trunks, che ha quei capelli tipo lilla. Al settimo posto troviamo Mr. Popo, che appunto è tutto nero ed è al servizio di Dio, del Supremo. L'abbiamo inserito anche perché è stato uno dei primi maestri di Goku, infatti è stato il terzo dopo Maestro Muten e Maestro Karin, e quindi è stato molto importante per Goku e l'abbiamo inserito. All'ottavo posto di questa classifica troviamo Tokoyami, che è un personaggio dell'opera My Hero Academia. E come possiamo vedere dal suo aspetto, diciamo, è tutto scuro e lui controlla, diciamo, la sua ombra. E quindi avendo anche tipo la testa a forma di corvo, è tutto nero e anche coperto da una specie di mantello tutto nero che copre la sua ombra, che si cela proprio al suo interno. È uno dei personaggi più forti di My Hero Academia, infatti è arrivato al terzo posto al torneo sportivo. Nono posto troviamo un personaggio che viene da Dragon Ball Super, che è il dio della distruzione del primo universo. È ricoperto interamente da una pelliccia nera, a parte le orecchie, e siccome è uno dei quattro dei della distruzione più forti, il suo pianeta non ha partecipato al torneo tra gli universi. Al decimo e ultimo posto troviamo Aizawa, che è il primo maestro che ha la classe del nostro protagonista in My Hero Academia. Ha l'unicità di bloccare alla vista le unicità degli avversari ed è uno dei personaggi di spicco proprio di tutta l'opera. Infatti è un personaggio anche molto forte.